Siamo con il dottor Alessandro Marini, pediatra del centro Accademia di Via Caprilli, stato protagonista purtroppo invischiato nella vicenda dei vaccini che secondo il NAS erano mal conservati, ma oggi ci avete spiegato un'altra cosa, questi vaccini non sono mal conservati in realtà. I vaccini non sono mal conservati perché erano vaccini che dovevano essere fatti nella giornata successiva. Secondo molti studi, professor Bartolozzi, Regione Toscana, i vaccini si possono conservare a temperatura ambiente per una o due settimane. E il vaccino che deve essere somministrato al bambino deve essere per forza a temperatura ambiente per non provocare uno shock termico al bambino, essendo un vaccino molto freddo. Quindi non c'è nessun pericolo sanitario, nessun problema per i piccoli pazienti? Questo è il concetto fondamentale che deve essere ribadito e che forse non passa da alcuni messaggi di stampa. Il vaccino è sicuro, il vaccino deve essere fatto, il vaccino non perde nessunissima attività. Più che altro, come sottolineavate in conferenza stampa, il vaccino è importante anche per l'adulto, il vaccino per il bambino è importante anche per l'adulto. Tutta questa campagna stampa disincentiva la vaccinazione, e non solo la vaccinazione antinfluenzale, che come giustamente ha posto lei è importante per il bambino, ma è importante per tutta la famiglia e per i nonni. Riducendo la vaccinazione ai bambini aumentano le complicanze agli adulti e agli anziani. Grazie mille, dottore. Prego.